Marco Predolin e Carmen Di Pietro, si accende lo scontro al GF VIP. Grande fratello VIP, Carmen Di Pietro replica alle accuse di Marco Predolin. L'appuntamento di questa sera, con il GF VIP, non è stato uno dei più facili. Quando le cose stavano per calmarsi, con l'ingresso in studio di Carmen Di Pietro sono quasi peggiorate. Ilary Blasi, la conduttrice del reality dedicato ai personaggi appartenenti al mondo dell'arte e dello spettacolo, ha mostrato alla showgirl le critiche che gli altri concorrenti della casa le hanno fatto alle spalle. Tra queste, c'erano alcune clip con protagonista Marco Predolin. Il conduttore non ha speso parole gentili nei confronti di Carmen Di Pietro, definendola una barbona. Ovviamente, la showgirl ha approfittato della presenza in studio di Marco Predolin per rispondere alle accuse fatte. La bella interprete di poesie ha semplicemente chiesto al presentatore come mai non le avesse mai detto in faccia ciò che realmente pensa di lei, invece di dirlo alle telecamere in modo da non poter replicare di fronte a tali critiche. Marco ha fatto giri di parole enormi, evitando di rispondere alle domande poste dalla showgirl. Il pubblico del GF VIP ha pienamente dato ragione a Carmen, facendo sentire tutto il proprio supporto attraverso il calore degli applausi. Nonostante sia stata una dei primi concorrenti ad abbandonare la casa più spiata d'Italia, la Di Pietro è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Carmen Di Pietro, l'attacco di Marco Predolin al GF VIP. Dopo la squalifica del conduttore al Grande Fratello VIP, Barbara D'Urso ha lanciato un messaggio a Marco Predolin rivolgendosi alle frasi omofobe trapelate durante la permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo i rimproveri fatti dal popolo dei social, e della conduttrice di Pomeriggio 5, anche Carmen Di Pietro si è scagliata contro il conduttore, rispondendo in diretta televisiva alle accuse fatte dietro le telecamere dei confessionali del reality. Il pubblico presente in studio, come quello che occupa il mondo del web, si è schierato dalla parte della showgirl, condannando ancora una volta le parole di Marco Predolin. L'avventura del presentatore al Grande Fratello VIP non è stata delle migliori, mentre Carmen Di Pietro sembra aver ottenuto numerosi benefici dalla sua partecipazione al reality di Canale 5, conquistando una nuova fetta di pubblico che ha iniziato a seguirla per la sua simpatia e naturalezza. Non solo Carmen, Marco ha dovuto scontrarsi nel corso della serata anche con Simona Izzo, che questa sera ha dovuto lasciare la casa per volere del pubblico.